voce. Il sorriso non è più lo stesso, il trucco ha un diverso colore. Ma la gente non lo sa e ride ugualmente. Ma quando gli dissi che era il più grande al mondo, mi rispose che lo sapeva già. Si struccava con lentezza, il pagliaccio ha bruciato il costume, ha ceduto il suo posto ad un altro. Era vero, oh no, era vero, oh no, era vero. Era.
seduto, mi sono posto ad un altro. E questa diceva, forse il pensiero del suicidio si affaccia pian piano dentro, ma significherebbe perdere davvero tutto, e quindi è meglio risvegliare l'istinto alla vita, mentre nel pagliaccio si cambia il proprio essere, tutto diventa sorriso di circostanza, senza che la gente se ne accorga. Si soffre dentro, si piange intimamente, mostrando solo la sporca maschera di noi stessi, che ogni sera bruciamo in silenzio prima di chiudere lo spettacolo della nostra triste esistenza. Questo è quello che volevano dire i fratelli Sanseverino, e o comunque tutti gli artisti, un po' tutti gli artisti del panorama italiano degli anni 70. Io adesso vi accenno, andando poi a sentire l'ultima canzone, che è Francesco ti ricordi, vi accenno quello che vuol dire, che il mondo può darti tutto o darti nulla, spetta a noi decifrare il significato oppure rifiutarlo, rifugiandoci in qualcosa di irreale e labile, forse l'amore o forse no. Con questa frase io volevo salutarvi, un saluto da Pietro Falasca, ci vediamo venerdì prossimo, se riusciamo a trovare il disco, già l'ho trovato, ricordiamo anche questo è l'LP, quindi questa trasmissione si registra solo da vinile. Se riusciamo a trovare il film Ettore Lo Fusto, non è una promessa, però insomma ce la mettiamo tutta, magari venerdì prossimo in studio con me ci sarà Gianluca e parliamo Il punto di Stefano D'Orazio, e Gianluca parla del film. Una buona serata a tutti, rinnovo i saluti, Francesco ti ricordi.